Sì, come diceva Gino, la Fondazione di Vittorio, d'intesa con la famiglia di Vittorio Foa e soprattutto d'intesa con la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, ha operato per costruire questo ciclo di iniziative importante che Ariema ha sottolineato. E abbiamo voluto intensificare queste iniziative in occasione del 100° anniversario della morte di Vittorio, della nascita di Vittorio, avvenuta il 18 settembre del 1910 a Torino. Vittorio è una personalità straordinaria, non solo per lo schieramento democratico e progressista, ma per l'insieme della società italiana. È stato uno dei grandi costruttori della democrazia di questo paese, ha vissuto in carcere, la resistenza, è stato un costituente, uno di coloro che hanno contribuito a costruire la bella Costituzione che ha l'Italia. È stato nel corso della sua vita tante cose, in particolare è stato un sindacalista significativo, un dirigente politico, un professore, uno scrittore. Voglio sottolineare un dato nella vita di Vittorio, il suo incontro di Vittorio Foa, il suo incontro con Di Vittorio, col grande sindacalista di Cerignola, che quando è segretario generale della CGIL ha dapprima Vittorio Foa come responsabile dell'ufficio studi, che collabora con lui a costruire il piano del lavoro, e poi via via, in tante iniziative, in tanti lavori per costruire il moderno sindacato che rinasce dopo il conflitto bellico. Vittorio Foa nei suoi libri, nei suoi scritti, nelle sue testimonianze, ricorderà che riconosce in Giuseppe Di Vittorio l'unico maestro che ha avuto. È stato perciò dirigente importante della CGIL, vorrei sottolineare in particolare in quella che è stata, dopo la sconfitta della Fiat, la lunga, paziente costruzione della riscossa operaia, della capacità di entrare nei processi produttivi, di leggere esattamente le tendenze del capitalismo italiano, di portare nel corso degli anni 60 a quella riscossa, che ha fatto sì che l'autunno caldo non è stato un fiore improvvisamente sbocciato dal nulla, ma è stato la conclusione e a sua volta l'inizio di un altro grande ciclo di iniziative che è continuato praticamente fino al 1980. Vittorio Foa è stato un grande sostenitore dell'unità sindacale, è stato protagonista anche di gesti coraggiosi per togliere uno degli ostacoli che si frapponevano all'unità. Nel 68 decide di non ricandidarsi in Parlamento, che l'aveva visto presente nella Costituente, l'aveva visto presente successivamente. Continua l'attività sindacale, poi va in pensione, si dedica a un'attività politica intensa, con vicende alterne, intensifica il proprio lavoro di studio e di riflessione, insegna, poi nel 1987 accetta nuovamente di candidarsi come indipendente di sinistra nelle liste del Partito Comunista Italiano. È un passaggio significativo dove tre figure come quella di Vittorio Foa, di Antonio Giolitti e di Gaetano Orfè fanno questa scelta, segnando grandi storie individuali e collettive che si incontrano o che si ricompongono. Ha rappresentato dunque un riferimento importante nella discussione, nella ricerca. È stato una personalità significativa, per la quale io penso dobbiamo evitare il rischio di incasellarlo nello schema esclusivo del padre della patria o del grande vecchio. È stato tante cose nella propria vita, ma con un filo conduttore significativo che li ha tenuti insieme, ed è stata la costruzione della democrazia, la ricerca della liberazione del lavoro e dei lavoratori. Noi abbiamo deciso di realizzare, tra le diverse cose, il filmato che vedrete questa sera. Non è il primo filmato che facciamo. Non ne abbiamo fatti nemmeno molti. Li voglio citare. Con Carlo Lizzani abbiamo prodotto un film su Giuseppe Di Vittorio. Con Pietro Medioli abbiamo prodotto un film sulla vita di Luciano Lama. Con Franco Giraldi un film sulla vita di Bruno Trentin, che abbiamo proiettato qui per la prima volta. E questa sera ancora con Pietro Medioli il film su Vittorio Foa. Quattro film su quattro personalità significative, su quattro personalità che hanno improntato la CGIL e le sue culture in modo forte, l'hanno innervata nei valori, nell'impianto, nella sua funzione di sindacato che difende gli interessi immediati, ma che li sa collocare dentro un disegno di trasformazione generale che ha continuato con le generazioni che gli hanno seguito. Io vorrei cogliere l'occasione per ricordare, per ringraziare non solo Pietro Migliori, ma per ringraziare l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, che è stato supporto fondamentale per la produzione di questo filmato,
e ringraziare tre giovani studiosi, Fabrizio Loreto, Federica Montevecchi e Andrea Ricciardi, che hanno dato una consulenza storico-scientifica importante a Pietro, a Medioli. Come diceva il signor Iema, noi continueremo nei prossimi mesi questo lavoro e siamo sicuri che la diffusione del film, la sua visione, la sua presentazione, la sua discussione sarà un'occasione importante a tappeto in tante città d'Italia, in tanti quartieri, in tanti paesi, per riflettere su una personalità così significativa. Sarà sicuramente proiettato e discusso in tante sedi sindacali, in tante realtà dell'associazionismo, in tanti centri e istituti culturali, in tante scuole. Il film di Vittorio ha avuto l'opportunità di essere diffuso nei 3.000 istituti superiori dell'ordinamento scolastico italiano. Sarà un'occasione per far conoscere, per discutere, per riflettere su tanti lasciti e su tanti approcci. Vittorio era una persona straordinariamente ottimista, che incitava a guardare avanti, a non fermarsi sulle nostalgie del passato, a non avere certezze, ma avere una ricerca continua, pressante, incessante, per affrontare le tante sfide che la realtà ci pone di fronte. Oggi le sfide che abbiamo di fronte sono tante e siamo sicuri che questo lavoro sarà un lavoro utile per dare contributi in questa direzione e per far conoscere la figura e l'opera di una personalità così significativa e così importante.